Siamo stati coinvolti in questa 3 giorni straordinaria di educazione alla legalità e alla cittadinanza. L'AMPI, che è erede della resistenza, erede legittima della resistenza, è chiamata a conservare, diffondere e promuovere la memoria di quella che è stata la lotta di liberazione. E dalla resistenza di allora siamo attenti e soprattutto promuoviamo le resistenze di oggi, le resistenze all'ingiustizia, alla mancanza di diritti, e quindi siamo assolutamente collegati con l'antimafia, con Libera, e promuoviamo progetti nelle scuole, in particolare uno che si chiama Radici nel Futuro, nel liceo magistrale di Reggio Emilia, insieme al Museo Cervi, che penso che tutti voi conosciate. Io sono qua perché accompagno una delegazione di 50 studenti con i docenti di Reggio Emilia. Sono studenti che hanno partecipato al concorso Premio Libero Grassi, che hanno vinto, una classe ha vinto il premio nazionale, altre 3 scuole sono state premiate con un premio speciale della provincia di Reggio Emilia. Questo progetto si fa con le scuole superiori, quest'anno ha avuto 12 scuole che hanno aderito, e nelle ultime 4 edizioni di progetto ha coinvolto 24.000 studenti. Reggio Emilia ha preso consapevolezza in questi ultimi anni che l'infiltrazione mafiosa, in modo particolare dell''ndrangheta, non è solamente altrove, ma è vicinissima a loro, cioè accanto alle loro case. Un impegno quindi che parte dai giovani, quanto è importante? È determinante, perché io ho scelto di non essere qualificata come l'operatrice antimafia, non sono un'operatrice antimafia, sono una educatrice di processi di consapevolezza e di legalità e di cittadinanza attiva. Quindi i nostri giovani hanno colto questo valore, noi lavoriamo per la prevenzione perché loro si rendano conto di quali possono essere i sensori, le avvisaglie di ciò che non va nella città, e questo progetto voluto fortemente dalla provincia di Reggio Emilia, che della sua presidente Sonia Masini, che ha investito veramente tante risorse in questa cosa, ci ha consentito di fare non solo il progetto che ha coinvolto, come dicevo, i 24.000 studenti delle superiori, ma anche a stimolare tanti talenti di scrittura creativa, di video inchieste, di teatro, e quindi Reggio Emilia non è più quello che era una volta adesso. Allora, sono qui in qualità di attore e collaboratore artistico del progetto, seguo i ragazzi in queste giornate che stiamo passando intorno a Palermo, Corleone e tantissimi altri posti che abbiamo visitato. Impressioni forti tutte quante, sempre molto emozionanti, e ti spingono a tirare un pochettino una riga in funzione a tutte le informazioni che hai avuto e ad arrivare a delle conclusioni un pochettino più fondante.